Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Sì. Senti, io volevo chiederti una cosa. Tu hai qualcosa di meglio da offrire che Cristo e la sua dottrina? Io amo Cristo e la sua dottrina. No, non niente da offrirti. Ah, hai visto? E allora che vai blaterando? Io sto blaterando, io sto parlando, sto dicendo. Sì, ma se non, perché togli la speranza alle persone? Io non tolgo la speranza. Sì, se la speranza... Scusa, sta attenta. Se le persone hanno una speranza e rinunciano perché io gli dico qualcosa, vuol dire che questa speranza non esiste. Rinunciano, nessuno rinuncia. Scusa, io non demolisco niente, assolutamente. Io parlo, non vengo qui con il martello o non vengo con gli strumenti dell'Inquisizione per farti cambiare idea. Io dico delle mie idee, se poi le tue idee sono talmente deboli che crolli. Infatti non c'entra, i preti sono esseri umani come sono io, come sei. Ma vabbè, il pericolo è il loro Dio. Preti è come criticare un medico, il farmacista. Ma io non critico i medici, no, io non critico i medici. No, io non critico i medici. Sono quelli bravi e quelli meno bravi. No, non esiste. Ora, i preti, se credono in un Dio, se credono in Gesù Cristo, non sono assolutamente bravi. Io critico l'immagine criminale di Gesù Cristo. Veramente qualcuno lo fa. È un problema suo, se qualcuno soffre, posso farti un esempio semplicissimo. Sì? Allora, se qualcuno purtroppo ha la condizione di disagio fisico, tipo che è handicappato, per rispetto a lui non posso parlare della maratona? No, cioè io ho la massima considerazione della sua sofferenza, del suo dolore, cercherò di aiutarlo nella società, ma per questo motivo non devo parlare della maratona. No, della sua insufficienza tu non sei responsabile. Esatto, però posso aiutarlo, però io non mi devo limitare nella mia espressione, cioè se a me ad esempio piace parlare della maratona, per farti capire la cosa, io ne parlo, sì, non mi devo contenere. Perciò se un cristiano è masochista e crede in Gesù Cristo, io gli devo ricordare che Gesù Cristo è un mostro, ma se poi lui se ne soffre, benissimo, la sua vita è sofferenza. Scusa, ma non è masochismo questo di amare Cristo e la sua dottrina? Certo, che cosa ti porta a fare? Significa che vivi col Dio. Dare affetto significa, a Cristo. Assolutamente. Significa che devi rinunciare alla tua esistenza e che devi sottoporre ogni tuo comportamento al fatto che sia buono, che sia cattivo o che sia peccaminoso o no. Ma questo dipende dal nostro carattere. Dipende. Scusa, quando tu mi dici che Gesù Cristo è venuto per redimere dei peccati, attribuisci il peccato anche agli altri che non l'accettano. Perciò dici. Chi è che attribuisce? Scusa. Tu. Gesù Cristo, perché è morto? È venuto per dire che lui ha detto sempre. No, lui non l'ha detto, cioè gli hanno messo, l'hanno inventato. Però c'è stata una persona che ha detto che l'uomo è nato per la gioia. Chi l'ha detta? Almeno risulta dal Nuovo Testamento che l'ha detto Cristo. Sì, la gioia cos'è? Quella di essere sottomesso a Dio. Di essere in grazia di Dio, la gioia per il cristiano è essere in grazia di Dio. Gioia, senza specificare. No, scusa, leggi la Bibbia. È nato per la gioia. Se poi ci sono tanti uomini infelici, peggio per loro. E allora, scusa. Perché l'uomo se uno vuole essere infelice, nel cadere in Cristo. Dimmi. Secondo me, da come parli, sei una persona molto infelice. Perché? Perché hai perso la speranza. Sentire delle tese come tu ti rendi certamente infelice, cioè nel senso dici povere persone, cioè nel senso hai un attimo di compatimento, dici cavolo, come sono messe male. Perché io non ti ho mica insultato. No, ma neanch'io, sai. Ho soltanto rilevato la tua condizione del fatto che tu sei stata avvolta da Gesù Cristo, mi dispiace, si possa anche soffrire. Del resto questa è una dottrina risaputa, anche questo coso che l'uomo è nato per la gioia l'hanno detto anche gli americani che hanno copiato e tutto il resto, anche quelli, i musulmani, hanno scoppiazzato tutto. Ma io ti dico che l'uomo è nato per la felicità. L'uomo cerca la felicità. Eh sì, è per questo che tu demolisci tutto lo spirito dell'uomo. Ma io non demolisco niente. E togli ogni speranza. Se io demolisco qualcosa, vuol dire questa cosa può essere demolita. Guarda che è triste quello che stai dicendo. Come è triste? È tristissimo. Come tristissimo perché? Perché togli la gioia di vivere. Ma io non tolgo la gioia. Scusa, mica sono un vampiro, Gesù Cristo è un vampiro. Il vampiro. Cioè, nel senso, non so. Mica vengo a portare via il portafoglio. È un'invenzione dei cattivi il vampiro. No, ma scusa, cioè nel senso, non so, io non tolgo da nessuno. Io dico soltanto delle cose che sento e che percepisco, che ho appreso, con la mia esperienza. E se qualcuno crolla, vuol dire che queste cose non sono destinate a crollare. Cioè, se una cosa non vacilla, se una cosa ha un asse solido, questa cosa rimane su. Se crolla, tu non mi puoi dire no perché la mia fede... Ma per te, perché sei una persona infelice. È infelice? Io sono felicissimo. No, sì, da come parli sembri una persona con dei grossi dubbi e dei grossi problemi. No, io non ho dubbi. E sembri molto No, come fai a attribuirmi dei dubbi, scusa? No, da come parli. Cosa parlo? Che dici. Cosa dico?
Quando ti ho sentito dire queste cose alle persone che poi subiscono quello che tu dici. Subiscono. Eh sì, quelli subiscono. Che hanno telefonato. Subiscono, impongono. La pensano come te. Vabbè, sono liberi. Se una persona, una persona può chiamare per dirmi che è d'accordo con me o che è contro di me. Sono felici, quelle persone. Perché non sono felici? Almeno così si sente dalla voce. Poi perché tu sei in grado di stabilire come se una persona è felice o no. Cioè, che strumento di... Hanno bisogno di bestemmiare, di dire che la bestemmia è una forma di preghiera. Sì. Scusa, ti posso dire, ad esempio, nell'antica Grecia si facevano le processioni che dicendo che Hades era un porco, che Hades, il dio Hades, è una divinità. Era un maiale? Si diceva che Hades era un porco, senso metaforico? Nel senso letterale del termine, eppure Hades non si è mai offeso perché gli è nato del porco, insomma. Infatti c'è stato anche un musulmano che insultava Cristo, ma nessuno dei cristiani ha detto qualcosa. No, assolutamente, sai. Giordano Bruno, l'abbiamo appena domani i 406 anni della sua. Almeno io mi offendo di quello che dici tu. Ma io mica voglio offenderti, sai, mica io. Mi dispiace per te. Ma mi dispiace perché? Per te mi dispiace. Ma perché mi devi salvare? Mi dispiace, ma perché mi devi salvare? No, io non ti voglio salvare. Ma scusa, perché ti devi dire? Non abbia nessuna speranza. Ma io, perché io ho solo certezze. Ah, sì? Non ho speranza, ho certezze. Hai le certezze. Sì. Però al tempo dei greci c'era la Pandora che nel vaso hanno lasciato soltanto, hanno tolto tutti i vizi e hanno lasciato solo la speranza. Io non apro i vasi. E come vuoi togliere le speranze? Io costruisco i vasi, costruisco i vasi. Poi vabbè. Quello che si trova nei vasi è un problema tuo. Vabbè, i vizi ci sono veramente. Quali sono i vizi? I vizi sono usciti tutti. I vizi, vabbè, il vizio è qualcosa di positivo, o no? Ah sì? Beh, secondo te. Il vizio è una via al sacro, il sesso è una via al sacro, non è un vizio. Che c'entra il sesso? Il vizio, scusa, vuoi che ricordiamo i vizi, mi vuoi ricordare, o li ricordi te quali sono i vizi per i cristiani? La lussuria, ad esempio. I 7 vizi capitali. La lussuria non è un vizio capitale. L'invidia. L'invidia, sì. Poi, adesso non mi ricordo tutto. Cavolo, scusa, dovresti saperli? Sì, ma io li sapevo, li so. Soltanto che in questo momento, siccome sono... Scusa. Perché la lussuria è un vizio capitale? Ah, questo lo ricordi? Sì. Lo ricordi subito? Sì, lo ricordo subito. L'accidia? Ma la lussuria perché è un vizio capitale? Sai cos'è l'accidia? Sì, è una forma di invidia. No? Cioè, no, aspetta, dai. È una specie di violenza l'accidia, sì. No? Quando uno si arrabbia. Sì, è una forma di violenza, è una forma di invidia violenta. Sì. Già l'invidia, c'è l'accidia, poi ci sono cose, l'avarizia, non sono una specie. Sì, ma... Vabbè, ti saluto. Ciao. E spero che tu possa cambiare. Io spero che tu possa essere più lussuriosa. Ciao. Posso farti il soldato con la speranza. Sì, i 7 peccati capitali sono classiche invenzioni dei peccati, dei vari dogmi, delle varie fedi, delle varie cose, proprio per cercare di fregare le persone. Sì, pronto? Speranza è uguale a cancellare per non essere cancellati. Ciao. Meno male, è stato telegrafico. Sì, pronto? Ciao, Francesco, ciao. Appena arrivavo, qua in libreria, ho detto chissà che fai ora, ma devo ascoltare perché avevo autorato in macchina ora. Niente, sono arrivato in tempo per sentire un po' di vizi capitali, sì. Sì, vizi capitali, l'accidia comunque non è niente di due, l'accidia è inerzia, è ozio, seria sì. Come una forma di inedia, come io, sì. de non, come che ho sentito, cioè, boh, non so, no. Di perizia. Esatto, bravo, cioè, non vuoi fare niente, non vuoi aiutare, non vuoi fare niente, cioè star fermo inerte, insomma. Ho trovato, sono solo perché ho trovato. Tra l'altro, una notizia che non ho riportato proprio della Cidia, cioè di non fare niente, ha detto che l'ozio, secondo ultime ricerche scientifiche, è lo strumento fondamentale per apprendere le cose. Il star fermi, il non far niente, il non fissare niente, in realtà è un metodo con cui il cervello riesce a memorizzare meglio. Perciò vedi. È un vizio capitale positivo. Avere anche mio un libro sull'ozio, ma di un autore anche famoso, anche rinomato, proprio un filosofo, insomma. Dopo sono andato pomeriggio perché ho preso i dialoghi delfici di Plutarco che sì. Mi mancava. Sì. E niente, dopo Renegue, no? L'uomo e il suo divenire secondo il Vedanta, non so se... Direi che no, sì.
Sì, beh, è un autore, la prendono pure con le pinze, dà un sacco, dà un sacco di informazioni, sì. Però ti dico, è un autore buono, cioè, il problema è con la sua esistenza, le sue scelte personali, alcune sue tesi, sì. Però diciamo che dà notizie utili. Sì, sì. Se tu sei se, sì, niente, secondo se, cioè de, qualcosa di cioè de utile. No, guarda, io proprio in questo periodo sono impegnato in migliaia di perché cose. Sulla macro, gli stili della macro, quelle delle feste pagane, non so se. Ah, ma è un vecchio libro, sì, quello di Roberto Fattore. Sì, no, è un bel libretto, anche perché ti dico, io conosco di persona. Non sembra mia che si appoggia molto a New Age e roba così. No, io conosco di persona l'autore, ti posso dire che è un tipo veramente in gamba. Sì, cioè, io lo conosco da molti anni, ti dico. Posso andare sicuro? Sì, cioè, vai tranquillo, sì, perché il libro di Roberto Fattore, Le feste pagane, è un libro che posso consigliare, proprio perché dico, poi lo conosco da molti anni l'autore. Sì. E dopo un'altra cosa, il trattato dei tre impostori, no? Sì. Che ho messo in nota, ma è in ristampa in merito, non so, se tu niente, se sei in giro, il trattato dei tre impostori. È stato ristampato un paio di anni fa. E adesso è ancora ristampato. E comunque penso che sia stata una tiratura, poi è una tiratura abbastanza costosa, cioè proprio, sì, so che è abbastanza costoso. Spero di riuscire a trovarlo su internet o in qualche altra maniera, perché dava fastidio, perché diceva che in sostanza sai, metteva dentro appunto Abramo, sì, Gesù Cristo, Maometto come impostore. Sai dov'è l'ho beccato? Sulle vite dei filosofi, sessuali dei filosofi della Salani, sì, sai, ti ricordi? E dentro là appunto cita il trattato dei tre impostori, comunque ho messo in nota e quando arriverà, se arriverà, vediamo. E il mulino di Amleto, qua di Sant'Iana e Foundation de, è sempre sul metodo, sulla struttura del tempo, è intascabile. Sì, da piccolo Adelphi, mi sembra. Sì, sì, ma è un bel... Così, ma è un testo interessante. È uscito adesso, ieri ha detto... Niente, ma più mi interessava era i dialoghi delfici di Plutarco, che mi mancava, dell'oracolo di Tizia, i vari... Beh, sai, i classici sono sempre fonte di informazione, insomma. Se no al pomeriggio non muovo mia mai, mi tocca andare subito al pomeriggio e va bene, ho preso il sito qua e... Ti, come dire che sei... Beh, insomma, dai, bene, stavo... Dio che te ieri sta senza... un po' senza voce. Sì, stiamo recuperando velocemente. Sì, sento che ti smetti. Ecco, tutto qua. Bene. Va bene. Ciao, Ivano. Ci vediamo, ciao. Ciao. Sì, Ivano ci ha informato sempre delle novità librarie. Sei pronto? Sì. Sì. E Giampaolo sempre. Telegrafico. Su un Dio puoi fare una barzelletta. Prova a farlo sulla natura, la barzelletta, su una pianta. Riesci a fare una barzelletta sulla natura? No. Ma su un Dio e sugli uomini fai le barzellette. Come mai? A livello evolutivo, perché sai, perché il discorso, la natura ti è sempre fonte di vita, di ispirazione. Un Dio è solo una palla al piede, è solo morte. Esatto. E dico, falla su un virus che ha 3 miliardi di anni. Il virus, prova a fare la barzelletta sul virus, te la fa lui la barzelletta, gli dai l'antivirale e lo trasforma in cibo. Va bene? Ciao, Francesco. Ciao, Giampaolo. Sì, pronto? Niente, questo ascoltatore non ha esistito perché era stato in attesa tanto tempo. Dicevamo appunto il pericolo del monoteismo, che è rappresentato anche dal fatto di voler imporre la censura. Pensate che sul fatto delle famose vignette danesi, il cardinale Achilles Silvestrini ha detto: non è mia competenza dire se possa esservi una censura, ma dico che dovrebbe esservi un'autocensura. E questo dimostra chiaramente la volontà di dire alle persone di non manifestare le loro idee. Sì, pronto? 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 Ciao Paolo. Ciao Francesco, sono Paolo. Ciao. Scusa, forse è impietoso ricordarlo, ma la religione cristiana è la religione dalla quale deriva la parola cretinismo. Introdotta nel 700 per indicare i cristiani delle regioni alpine della Savoia. Sì, ve lo disse anche Messori in un suo libro. Sì, nelle quali era diffusa la disfunzione tiroidea che oggi si chiama appunto cretinismo. Ecco, e solo un cretino può credere alla fiaba di Gesù Cristo.
che tra l'altro è stata ammessa dal Papa Leone X, il quale confessò al Cardinal Bembo, sì, storia docuit quantum nos iuvasse illa de Cristo fabula. La storia ci ha insegnato quanto ci ha giovato la favola di Cristo, per ammissione stessa del Papa Leone IX al Cardinal Bembo. Ecco, e con questo ti saluto. Sì, ciao, perfetto, ciao, ciao. No, infatti appunto bisogna sempre ricordare che tutto il monoteismo fa sempre un appello alle persone a rinunciare alla propria intelligenza. Se le persone non coltivate interessi, non coltivate desideri, cercate di essere perfetti, cercate di abbandonare qualsiasi cosa, lasciatevi andare, cercate di sottomettervi, affidatevi alla speranza, alla fede, lasciate stare i testi. D'altronde il monoteismo ha sempre questa caratteristica di giudicare i testi. Nell'antichità non c'era il problema di valutare se un testo poteva essere utile o no. Un testo esisteva, rappresentava un'informazione, una notizia, e questa notizia poteva sempre essere utile, andava conservata. I testi non andavano cancellati. Il monoteismo cosa fa? Quando si trova di fronte a una cultura, va a vagliare in ogni aspetto se questa cultura rientra nei canoni, nei principi del monoteismo, se questa cultura ha qualcosa di particolare, di forte, di energico, di vitale. Il monoteismo passa per la distruzione di questa cultura, cerca di cancellarla, sconvolge i popoli, cancella le persone, cancella le culture. Una volta che si è persa la memoria, che si è perso il ricordo di questo, una volta che il monoteismo ha cancellato questo, passa a costruire un qualcosa che è la descrizione, il raccontare cosa intendevano dire gli altri. E di conseguenza questa sua volontà di dominio è manifestata in ogni cosa. Il problema del monoteismo è sempre quello di dire che una persona deve essere sottomessa, che c'è un Dio a cui si deve uniformare, che c'è un principio che deve essere consono, che c'è un valore morale. Il monoteismo ha sempre il problema dell'approccio con la sessualità. Nel monoteismo la sessualità è problematica, deve essere legata alla fede, deve essere legata alla dignità, deve essere legata alla procreazione, deve essere legata a ritmi, a principi, cioè tutto diventa problematico. In ogni cosa, guardate anche nel campo alimentare, il monoteismo ha sempre un qualcosa da insegnare, cioè deve arrivare in ogni aspetto dell'esistenza. Pensate ad esempio la pratica dei digiuni che venivano fatta nella nostra società, del fatto delle comunioni, del venerdì santo che non si mangia carne, proprio perché si tratta di ammaestrare le persone, di rendere problematica qualsiasi cosa. Pensate al concetto di confessione. Le persone vengono sottomesse a un concetto di peccato, un concetto di peccato che è totalmente inventato, che non appartiene a nessuna cultura tranne che alla cultura monoteista. Questi peccati hanno sempre a che fare con la vita, con la semplicità, con le cose quotidiane, e devono essere confessati. Le persone addirittura nascono per i monoteisti con dei peccati che non possono essere estinti. Pensate che in Israele, tra gli ebrei, esistono persone che per delle colpe di genitori di centinaia di anni fa sono ancora persone impure, cioè le colpe dei padri ricadono sui figli. E questa è sempre la teoria del monoteismo. Ma il monoteismo ha sempre il discorso di dire che neanche i figli appartengono alla famiglia. Pensate a un Abramo che uccide Isacco solo perché il Dio gli ha ordinato. Pensate al fatto che tutti i monoteisti devono battezzare o circoncidere i propri figli, proprio perché devono marchiarli come fossero appunto l'animale che appartiene al branco. E questo logicamente non è solo nel campo religioso. Quando si accettano questi principi di sofferenza, di imposizione, di violenza, poi devono essere applicati anche alla vita quotidiana. E allora siamo partiti nel ricordare quello che è successo 406 anni fa al Campo dei Fiori nel 1600 a Roma, in cui i cattolici bruciano Giordano Bruno. Giordano Bruno gli propongono il crocifisso e lui lo rifiuta. Il monoteismo non è cambiato, non è e non può essere cambiato. La natura del monoteismo sarà sempre l'imposizione. E pensate proprio che alla vigilia dell'anniversario dei 406 anni dal rogo di Giordano Bruno, i monoteisti tornano alla carica con qualcos'altro che la sentenza sul crocifisso. Bene,
Abbiamo 3 minuti, mi dispiace per gli ascoltatori che vorrebbero intervenire e che non hanno la possibilità di intervenire. Io ricordo appunto che questa sera sarò in trasmissione dalle 19 alle 20 e questa sera andremo avanti col discorso dell'integralismo e soprattutto cercheremo di approfondire il discorso fatto all'inizio relativo alle vignette danesi su Maometto. Ricordiamo sempre che tutti i monoteismi sono uguali, che non esiste un monoteismo che ha delle caratteristiche migliori rispetto all'altro, che abbiamo a che fare con ebrei, musulmani, cristiani, protestanti, siamo sempre all'interno del monoteismo e il monoteismo è sempre uguale a se stesso e si ripete sempre nelle stesse maniere, nei stessi modi. Perciò se noi vogliamo costruire la nostra libertà, la nostra indipendenza, se noi vogliamo essere tranquilli, noi dobbiamo renderci conto che il monoteismo rappresenta sempre un qualcosa di sofferente. Il monoteismo ha bisogno di persone che soffrono, perché soltanto con persone che soffrono gli permette di proseguire, di riprodursi, di portarsi avanti. Bene, negli ultimi 2 minuti ricordo i prossimi appuntamenti. Giovedì 9 marzo alle ore 21 a Montegrotto Terme, al pub Imbolc, a Rogliane 11, ci sarà il MUT dei Pagani. Ricordo appunto il sabato 25 marzo a Jesolo, Bosco Sacro della Federazione Pagana, ci sarà il rituale dell'equinozio di primavera. Io invito tutti quanti gli amici che hanno occasione di partecipare alla cosa, di essere presenti, di essere o all'incrocio, cioè o all'incontro in cui appunto posso conoscere altri pagani o partecipare al rito. Tutti e due gli incontri sono aperti a tutti, i posti sono conosciuti ed è appunto uno dei pochi luoghi nel Veneto in cui i pagani, le persone si possono conoscere all'infuori del dominio della dominazione monoteista. Io saluto tutti gli ascoltatori, vi do appuntamento per questa sera dalle ore 19 alle ore 20. Ciao a tutti.